guardare il paesaggio non soltanto come qualcosa di fondamentalmente estetico, ma cercare di leggere tra le venature, tra le forme, qualcosa che fa invece costruisce un coro visivo e musicale delle percezioni e delle espressioni umane. Un tentativo di rappresentazione allegorica dell'osservazione a distanza presentato sotto forma di concerto. È questa l'idea di Franz Rosati realizzata con Sorvoli. È un mondo complesso, tanto è vero che indaga e investe diversi sensi, non solo la vista, ma vedrete che sentirete anche della musica. Ed è un po' come, diciamo, un piccolo frammento di un'opera lirica contemporanea, dove c'è una parte visiva, quindi una parte che racconta o che si può raccontare, e una parte invece che si deve percepire, quindi sentire con l'aiuto della musica. Un'installazione di arte digitale che l'artista assembla con immagini satellitari e spazi virtuali generati dall'analisi delle informazioni recuperate dai veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra. Un percorso audiovisivo multimediale tra immagini, ma immerso in un suono generato da algoritmi di machine learning. Assolutamente intermediario, multidisciplinare, o in qualche modo comunque sia importante il fatto che si utilizzino tante differenti tecniche e media per la realizzazione alla fine di un lavoro unico, di un lavoro unitario che veicola un contenuto fondamentalmente coeso e strutturato. La mostra Sorvoli sarà ospitata nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo sino a giovedì 4 maggio. Siamo nella parte più antica, nella parte più importante, nell'acropoli di Arezzo, quindi siamo tra il Duomo, la fortezza e appunto la provincia, quindi dove era nata tutta la città di una volta. Ecco, portare l'arte contemporanea qui è una vera sfida, ma anche una bella mostra d'arte contemporanea.